Buongiorno, io sono Mara e oggi preparerò il tiramisù. Mara lives in Treviso and she has worked at the train station's newsagents for 35 years. Mara is sharing the Treviso recipe for tiramisù and her kitten is hoping for some. First, she makes some strong coffee. While it percolates, she tells us about the pudding's origins. The pick-me-up story of tiramisù is a colourful one. Infatti c'è una diatriba tra il Veneto e il Friuli per questo tiramisù. È una cosa incredibile. Però io ricordo che le nonne, quando i nipotini erano un po' sciupati, non avevano voglia di mangiare, facevano loro lo zabaione, ma non cotto. Cioè praticamente prendevano l'uovo, lo sbattevano con lo zucchero e poi glielo davano in modo da rinforzarli. E penso che questo sia nato dalle signore di notte, praticamente, per i clienti che venivano strapazzati. E allora è nato questo, poi con l'andare del tempo ci hanno aggiunto il mascarpone, i savoiardi, eccetera, eccetera. In fact, Nonna giving a little cream or sugar as a treat is a fond childhood memory for many Italians. And this pudding is the grown-up's version. The coffee is left to cool a little. Mara separates 6 eggs. She adds a pinch of salt to the whites and whisks them until they are very stiff. Diventano sodi abbastanza. Metto un attimo in frigo perché col caldo non vorrei. The eggs stay raw in this recipe, so you need to buy good quality ones. Kitty is patient. Mara adds 500 grams of mascarpone. This is the Italian equivalent to French crème fraîche, but it has a milder, sweeter flavour and a higher fat content. Mara then adds a non-traditional 2 tablespoons of sambuca. Per togliere quell'odore delle uova che sanno un po' di, non so, io lo dico in dialetto, dei freschini. Mara says the anise flavour takes away the eggy flavour. The egg whites have stayed firm in the fridge. Mara carefully folds them into the cream. She spreads a dollop across the base of her dish. Then she arranges a single layer of ladyfingers biscuits on top. She cuts a few so they fit exactly. She doesn't soak them in coffee because she doesn't want them to be soggy. Okay. E ci siamo. Mara carefully spoons a little coffee over each instead. E faccio così, molto lentamente, in modo che venga assorbito il caffè. She doesn't want any excess coffee leaking out of the lady fingers. Mara repeats the process with a generous layer of cream, followed by more biscuits. The sugar side of the biscuits must face upwards. Si inzuppano molto velocemente, sì, e poi non sai mai, allora ti restano quel biscotto in mano, oppure è troppo duro perché togli subito, mentre così hai, diciamo, una misura. Mara adds a final layer of cream. La vita mi ha portato a fare tutt'altro, perché mio padre aveva un bar e ha sempre avuto dei bar e allora ho dovuto dare una mano, già da piccolina. Poi nel 74, non ho voluto più saperne, è cessato, ho acquistato da un'altra parte a Bassano e io sono andata a lavorare al buffet come cassiera e io ci ho lavorato 18 anni.
he finishes it with a generous sprinkling of dark cocoa powder. This should only be done when you're about to eat the tiramisu. Qui si può anche abbondare. Ecco, questo è il mio tiramisù. And it's best eaten with a glass of Prosecco. Questo va in frigo fino a domani. L'ho fatto ieri questo, però il cacao l'ho messo prima che arrivaste voi. Certo, adesso lo assaggiamo e ci facciamo anche un prosecchino. No? Oppure un caffè, come preferite. No, prosecco. Prosecco, viva! Mara's husband is in charge of the wine. Our kitten gets love and no cream. Buon appetito! Just creamy and chocolatey, and actually the Sambuca really works. I don't normally like licorice, but it really works, that sort of fragrance at the back of your mouth. Absolutely delicious. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.